Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la nostra focaccia nuvola senza lavorazione. Questa delizia è fantastica per due motivi che adesso vi elenchiamo. Il primo, ha solamente un grammo di lievito, cosa che aiuta molto la digestione. Secondo, è morbidissima, si scioglie in bocca ed è ricca di alveolature date dalla lunga lievitazione. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa meravigliosa ricetta ci serviranno 500 g di farina manitoba già setacciata, 350 ml di acqua a temperatura ambiente, 10 g di sale fino, 20 ml di olio evo, 1 g di lievito secco, un cucchiaino di miele. Abbiamo trasferito la nostra farina in una boule più capiente alla quale aggiungiamo il sale, il lievito, e aiutandoci con un cucchiaio mescoliamo un po'. Fatto ciò, aggiungiamo l'olio e il miele. Fatto ciò non ci rimane altro che mescolare e aggiungere l'acqua al filo. L'aggiungiamo finché il tutto non sarà diventato un impasto omogeneo. Ecco ragazzi come si deve presentare il nostro impasto dopo aver aggiunto tutta l'acqua. Vi sembrerà incredibile ma la nostra focaccia è finita. A questo punto non ci rimane altro che coprire il tutto con pellicola alimentare trasparente e lasciare il tutto a lievitare a forno spento, dove non ci sono spifferi d'aria, fino a domani. Passate le 20 ore non ci rimane altro che trasferire il nostro impasto sul nostro banco di lavoro già infarinato, ci mettiamo un pochino di farina sopra anche al nostro impasto e applichiamo 4 pieghe che serviranno per sviluppare il glutine. Fatto ciò metteremo il tutto a lievitare. Ora ragazzi, con coraggio prendiamo il nostro impasto e lo trasferiamo sulla nostra teglia che misura 40 cm x 30 che abbiamo già oleato per bene. Mettiamo anche un pochino di olio sopra l'impasto. Aiutandoci con un pennello da cucina lo spalmiamo per bene su tutta la superficie. Fatto ciò metteremo il tutto a lievitare per altre 2 ore in forno spento solamente con la luce accesa. Passato il tempo di riposo non ci rimane altro che ungerci per bene le mani con l'olio poi stendere per bene aiutandoci con le punte delle dita la nostra bella focaccia su tutta la superficie della nostra teglia bene bene anche negli angoli. Ecco qua, proprio così. Fatto ciò mettiamo ancora un pochino d'olio sopra, giusto 2 giri. E ora è arrivato il momento di condire la nostra focaccia. Noi abbiamo utilizzato solamente del sale rosa dell'Himalaya. Poi non ci rimarrà altro che lasciar lievitare ancora la nostra focaccia un'altra mezz'oretta, sempre a forno spento, solamente con la luce accesa. Passati anche gli ultimi 30 minuti di riposo, non ci rimane altro che cuocere la nostra focaccia. La cuociamo a forno normale, 240 gradi per 15-20 minuti, ossia fino alla doratura. Ecco com'è venuta la nostra focaccia ragazzi, appena tirata fuori dal forno. Ora non ci rimane altro che farla raffreddare su una griglietta e poi ci rivedremo per vedere com'è dentro. Ma guardate che spettacolo di focaccia che ci è venuta ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio! E adesso ci gustiamo questa meraviglia di una focaccia!
Ragazzi, è qualcosa di stupendo, di fantastico e di meraviglioso. Fuori è croccantissima, mentre dentro si mantiene bella morbida e alveolata. Insomma, veramente una nuvola, proprio come vi avevamo detto. Poi è veramente saporita, leggera e questo sale dell'Himalaya gli dà un bellissimo gusto affumicato. Insomma ragazzi, veramente una focaccia che vi consiglio di cuore perché è fantastica! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!